Due, tre. Buongiorno, questa è la prima intervista di DOT, rivolta a Virgo Botti, che ha scritto il libro Il talento delle donne, rivolto alle donne, ma anche agli uomini. Odile, chi è? Virgo Botti è la presidente, nonché direttrice, dell'associazione Learning Age, che si occupa di formazione. Odile, perché hai scritto questo libro? Perché mi sono accorta che le donne commettevano tutte gli stessi errori, errori tra virgolette, perché in realtà si tratta di comportamenti non funzionali che ci vengono dagli stereotipi femminili, che purtroppo non risultano utili per posizionarsi in azienda. E quindi ho cercato di mettere in 30 brevi capitoli molto facilmente fruibili quello che io avevo capito degli errori tipicamente femminili in azienda. Qual è l'errore principale? Allora, non saprei dire l'errore principale, dico quello, dico la mia opinione. Secondo me le donne si autopromuovono troppo poco, poi ognuna è un caso a sé, quindi naturalmente ognuna avrà il proprio errore principale, ma tendenzialmente noi donne puntiamo sull'essere sempre più brave, mentre forse dovremmo puntare sull'essere sempre più visibili e parlare un po' più di noi stesse, dei nostri successi e delle nostre capacità. Qual è il tuo target, cioè le donne a cui tu ti rivolgi? Sicuramente le donne che lavorano, in particolare penso questo libro possa essere utile alle donne un po' più giovani che quindi hanno ancora tutta la carriera davanti a sé e che possono evitarsi appunto degli errori che risultano molto costosi in una carriera. Grazie Odile, leggete Il talento delle donne e troverete le altre risposte. Grazie Caterina.